Come altro compito c'era di rispondere exercice 3, page 27. Facciamolo subito. Allora, on passe à côté. Page 27. Écoute le dialogue encore une fois, lis le texte et réponds aux questions. Pourquoi est-ce que le professeur n'est pas là? Perché vi ho dato questo questionario? Perché stiamo lavorando in preparazione dell'esame scritto della licenza media proprio al questionario che sarà prettamente la prova scritta che avrete. Quindi mi sono detta che è utile fare anche questo tipo di esercizi. Prevalentemente occhio perché dovete rispondere in modo completo. Quindi, pourquoi est-ce que le professeur n'est pas là? Le professeur, nella risposta diremo, le professeur n'est pas là. Parce que, ricordatevi che a pourquoi si risponde sempre parce che il est allé chercher un violon. Mi sembra che sia questa la risposta da dare. Salut, le prof n'est pas là. Non, il va arriver dans quelques minutes, il est allé chercher un violon. Quindi, parce qu'il est allé chercher un violon. D'accord? Donc, ça, c'est la réponse à la question numéro 1. La question numéro 2 dit, est-ce que Benjamin joue du violon? Allora, se c'è una domanda che inizia con est-ce que, sappiamo bene che è una forma interrogativa che è possibile. L'est-ce que intonatif non significa nulla, dice solo che sta iniziando una domanda. Quindi, Benjamin joue du violon, dobbiamo dire oui ou non. Ora, nel testo, cosa ci dice su Benjamin? Benjamin dice, un violon, oui, c'est pour Julie, elle fait de la musique. Oui, elle joue du violon et toi, tu aimes la musique? Benjamin dit, je sais jouer de la guitare, mais je ne suis pas très pro. Donc, Benjamin joue de la guitare, c'est Julie qui joue du violon. Donc, la réponse est non. Se proprio vogliamo essere completi, diremo no. Benjamin ne joue pas du violon, il joue de la guitare. Qu'est-ce qu'il faut faire pour progresser à la guitare? Question numéro 3. Allora, une réponse complète, dobbiamo dare la risposta. Qu'est-ce qu'il faut faire? Cosa bisogna fare? Pour progresser à la guitare, il faut, quindi pour progresser à la guitare, il faut, vediamo cosa ci dice Benjamin, quali sono i suoi consigli. Lina dice, il faut travailler un peu plus, quindi pour progresser à la guitare, il faut travailler un peu plus. D'accord? Il faut essayer d'être plus sérieux anche, potremmo mettere. Que veut devenir Benjamin plus tard? Benjamin, plus tard, quindi riprendiamo tutta la risposta completa come nella domanda, soggetto, lo situiamo nel tempo. Benjamin, plus tard, veut devenir. E poi andiamo a pescare nel testo. En fait, j'aimerais être musicien. Veux devenir musicien. Questa è la nostra risposta completa. Benjamin, plus tard, veut devenir musicien. 5. Que veut devenir Lucas plus tard? Qui, stesso principio. Plus tard, Lucas, oppure Lucas plus tard, veut devenir, stessa domanda, usiamo la stessa forma per rispondere. Lucas, plus tard, veut devenir, potremmo anche dire, data la risposta che dà, Lucas ne sait pas encore exactement ce qu'il veut devenir plus tard. Potremmo scriverla così vi è più facile anche. Allora, Lucas ne Se, quindi questo è un AI, non se, pas encore, ce qu'il veut devenir plus tard. Cos'altro dice?
sais pas encore ce qui, je ne sais pas encore exactement, une profession qui a un rapport avec les arbres, mais il veut une profession, il veut faire une profession, possiamo legarci questa parte qui, perché no? Mais il veut faire une profession, e ci legate tutta la parte che dice Luca, une profession qui, puntini puntini, point de suspension, riprendiamo, une profession qui ha un rapport avec les arbres, la terra e la campagna. Questa è una risposta completa. 6, dernière question, quelle est la profession du père de Lina? Allora, qui rispondiamo riprendendo la profession du père de Lina e andiamo a vedere nel testo. Tu pourrais devenir veto comme mon père, quindi la profession du père de Lina è veto, quindi vétérinaire. Point. Fini. Allora, ça c'était le questionnaire. Ensuite, avevate anche degli esercizi, page 124 e 125. Mi concentrerei su 125, 125. Perché 124 erano dei giochini, insomma, ancora comprensione sul dialogo, lo potete vedere tranquillamente. Questo con gli esercizi anche. Voyons si le 6, 7 e 8, non credo vi abbiano posto problemi. Eh? Complete le frasi avec les éléments donnés. J'aimerais, avete la scelta, veux devenir médecin, poste serait vétérinaire. J'aimerais devenir avocat. J'adore la nature. Je veux être jardinier. Le père de Noah aime les animaux. Il est... je sais pas, aime les animaux, donc il est vétérinaire. 4. Quand je serai grande, je serai, avec les due futuri, je serai infirmière. Si tu as de la fièvre, appelle le médecin. Questa frase l'abbiamo vista più volte nell'unità precedente per le malattie e gli infortuni. 6. La mère de Lena est employée à la poste. Poi, mise en évidence le mot qui n'appartient pas au groupe, un lavoro di morfologia, quindi di lessico, violon, flûte, techno, batterie, avete tre strumenti e un genere musicale, quindi io toglierei a prescindere techno, techno direi che non fa parte. Musicien, partition, guitar, chauffeur, chauffeur vuol dire conducente, no, lo togliamo, musicien, partition, spartito, guitare, sapete bene. 3. Rap, bass, rock, classique. Ci sono tre generi musicali: rap, rock, classique, bass, la bass. Il basso lo togliamo. Metal, boulanger, avocat, jardinier. Ci sono dei mestieri e c'è un genere musicale: metal, lo toglierei. Écoute le dialogue dit si les affirmations sont vraies ou fausses. Allora, ci mandiamo il dialogo come ultimo esercizio da correggere insieme e vediamo di correggere il vero o falso. Poi vi lascio per la prossima lezione di grammatica. Unité 13. Lexique et communication. Exercice 13. 1. Je suis enrhumé. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas le bon ça. Exercice 13, exercice 8. Dici un qualcosa di diverso. Exercice 8. Unité 13. Lexique et communication. Exercice 13. 1. C'est pas le bon. Je suis enrhumé. Qu'est-ce que je peux faire? Mange beaucoup de fruits. 2. Il a une entorse. No, partito un audio sbagliato. 8. Écoute le dialogue et dis si les affirmations sont vraies. V ou fausse? F. Voilà. 1. Pauline a organisé une fête à l'école. 2. No, allora, non abbiamo accesso all'audio, per cui sul mio libro non c'è.
Provate a farlo in autonomia, poi mi fate sapere se sul vostro libro parte quello giusto e nel caso poi lo condividiamo insieme, mi fate sapere. Intanto vorrei chiedervi di, dato che sto ricevendo delle mail da alcuni di voi di terza, vi chiedo di mandarmi, alla mia mail personale, quindi lucia.giliberti@gmail.com, ve la scrivo. Vi chiedo di mandarmi le mappe del vostro orale, l'esame orale. Quindi scrivendomi tutti i collegamenti, Lucia, appunto, nome e cognome, chiocciola, gmail.com. Potete usarla solo a questo scopo, quindi inviarmi le mappe concettuali del vostro percorso per l'esame orale di Stato. Alcuni di voi già me le stanno mandando e mi stanno chiedendo il mio parere. Voi avete comunque degli argomenti di cultura da studiare sul budget di Toulouse-Lautrec. Vi chiedo di andare e di fare quello che io inserisco nel registro. Vi inserirò anche altri argomenti da studiare. Mi raccomando, per il poema dovete conoscerlo tutti perché fa parte del programma d'esame. Quindi mandatemi le mappe concettuali per l'orale, quello che pensate di collegare e di fare al mio indirizzo e poi vi risponderò per vedere quello che è fattibile o meno. Vi chiedo di rimanere il più possibile fedeli a quello che trovate sul Padlet e di non andare a cercare argomenti che non abbiamo fatto insieme, anche perché il tempo è sempre di meno anche rispetto a questa situazione di emergenza e preferirei che facessimo tutti argomenti conosciuti, anche se si ripeteranno, non fa niente. Bene, buon lavoro a tutti, a bientôt!